Mai senza Monge. Quanta allegria con i nostri amici a quattro zampe. Noi di Monge pensiamo a farli stare bene proprio come voi. Da 60 anni li nutriamo con amore, gusto e qualità made in Italy. Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale. E da oggi provate i nuovi Monge Gift. Gli snack funzionali con tante ricette grain free a basso contenuto calorico. Monge, il pet food che parla chiaro. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e News H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Teo, spazio per calciare! Teo Hernandez! Un gol spettacolare! Attenzione, ancora lì, Leo, è solo, via! Leo! Ecco il gol, vediamo pubblicità! Ben ritrovati a tutti qua su Radio Rossonera, giovedì 6, non so perché 6, ma 5 ottobre del 2023, Radio Rossonera Talk, l'ultimo della settimana, perché questa settimana è dove si gioca tanto, si gioca spesso, si arriva alla fine della settimana che quasi nemmeno ce ne si accorga. E tra un giorno esatto, domani, torna Carlo Pellegatti con Pelle Rossonera. Sarà che ho bevuto un caffè amaro? Amaro. Mannaggia che schifo. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Bea, è veramente un dramma apocalittico il mio caffè di poco fa. Siamo in una sorta di limbo, cioè tra due partite. La partita di ieri, la Champions League, lo 0-0, il secondo di fila, e noi del girone con due punti, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure siamo nell'immediato pre di Genoa-Milan, che arriva tra poco, l'ottava, se non ricordo male, già di Serie A. Bea, il tempo vola quando ci si diverte. Ah, ti sei divertita? Beh, sicuramente mi volano molto di più le settimane in cui il Milan gioca due volte rispetto alla sosta che arriva. Lugubre, triste, pesante e soprattutto lunga come suo solito. Peggio il mio caffè o la mira dei nostri in Champions? Guarda, ti direi peggio il mio caffè. Peggio il mio caffè, nettamente. No, mi hai lasciato una bocca ignobile. Sì, io non so amaro. Come facciate voi che bevete il caffè senza zucchero, siete dei matti. No, grazie. Ciao Morgan dalla regia, mi ero dimenticato. Grande Morgan, mettimi pure il calendario, la grafica numero uno. Iniziamo pure subito con la trasmissione, anche perché abbiamo un sacco di cose da dire, ci sono un sacco di parole da commentare, un sacco di prestazioni, perché in quello 0-0 di ieri ci sono un sacco di prestazioni di singoli da commentare. Stefano, ti banno la prossima volta che scrivi che è senza zucchero il caffè. Bologna, Torino, Roma, 3-3 vittorie, poi due inciampi. Inter Newcastle, ora Verona, Cagliari, Lazio, tra vittorie, Borussia un inciampo. Ecco, non mi fate colorare il secondo mattoncino. Cosa vedi? Cosa vedi in questi tre colori non verdi? Cosa accomuna i colori rossi e gialli? Domanda I tra bocchetto un po' infame. Cioè, sono le più forti che hai affrontato? Eh già. Così non vale. Non è che sono le più forti. Così non vale. Sono delle squadre con un livello un filino più alto rispetto a, con tutto il rispetto, il primo Bologna, Torino, Roma, Verona, Cagliari, Lazio, a mio parere. Cioè,
mi sembrano squadre in cui il livello è un po' più alto, il che non vuol dire che il Milan sia giustificato, non vuol dire che il Milan non può batterle, però ho visto qualcosina di più rispetto a quelle in verde. Rispondo a Fede per tutti, dove Henry non c'è perché lo trovate a Lunch Press, lo avete trovato oggi alle 13 insieme a Leonardo Menini, lo troverete domani. E chiama Milan stamattina e quindi tre non sì, poteva. No, è anche a mattino Milan. Lo troverete domani a Lunch Press insieme a Leonardo Menini e Beatrice Sarti, un inedito trio per Lunch di domani, quindi un venerdì sui generis. Scoppiettante! Poi. Scoppiettante, scoppiettante come speriamo possa essere Genoa-Milan per noi, non in generale. Sì, diciamo che adesso da Genoa-Milan scoppiettante non so. Perché no? Appena dato 4 gol alla Roma in casa. Ma no, per carità, infatti... Speriamo che sia scoppiettante il risultato, poi se noi ci divertiamo un po' meno, pazienza. Torniamo pure in studio, la sosta nazionali con Juventus, Paris Saint-Germain e Napoli, avremo 2 settimane per commentarla. Mamma mia. Sarà lunghissima, sarà veramente lunghissima. Facciamo un po' il punto. Che è successo? Pieno di zanzare. Ma quando arriva il freddo? Non lo so. Questa è una domanda che rimandiamo agli amici della chat. Carlo Pellegatti, sono 2 giorni che mi telefona da Dortmund e 2 giorni che mi chiede ma a Milano è ancora così caldo? E gli dico Carlo, sì. Poi probabilmente è andato là freschino e voleva tornare qua freschino. E invece qua 25 gradi. Vabbè. Sai cosa si scalda invece, Bea? Il girone Champions. Grafica sì. Numero 2. Perché, Morgan ora ce lo mostrerà in grafica, il nostro girone si è accorciato in maniera incredibile. Ci sono tutte le squadre una vicino all'altra, nessuna che ha fatto punteggio pieno, nessuna che si è già staccata magari dopo 2 giornate con, chissà, 2 sconfitte, 2 vittorie, sarebbe già in ritardo di 6 punti, e invece sono tutte nello spazio di 3. Quindi... doppio 0-0 del Milan nel suo calendario, 0-0 con il Newcastle, 0-0 col Borussia. Grazie ieri. A Fede che si è abbonato. Grazie Fede, grazie mille. Che ti chiedeva se domani c'è conferenza. Sì, ma io o sono qua o sono in conferenza. Esattamente. Credo che domani sarà difficile sentirmi in conferenza, Fede. Comunque, classifica che non ci aspettavamo alla seconda giornata. Perché se pensiamo che il Newcastle affrontava... Cioè, se un mese fa vi avessero detto, guarda, il Newcastle affronta la prima, il Milan a San Siro, la seconda, il Paris Saint-Germain in casa. Io, il Newcastle, prima 4 punti, non ci avrei scommesso un centesimo. Quindi... E tu avresti scommesso un centesimo sul Newcastle 4-1? No, ma al di là del 4-1 di ieri sera, cioè non avrei mai pensato... al Newcastle che fa un pari, una vittoria con Milan e PSG. Cioè se avesse iniziato con il Dortmund magari era... Il Newcastle è alzato molto bene. Eh sì. A livello di risultati. E poi qua contro di noi, se non perché tifiamo Milan. Han tenuto, hanno semplicemente dovevano tenuto. Uscire con punti zero. Bravi loro che sono usciti con un punto o magari non troppo bravi noi che non siamo riusciti a segnare. Però 4 punti, uno in trasferta e 3 in casa, un bel andare. Alla prossima ospitano il Borussia e credo che sia la loro grande occasione a questo punto per mettere un bel sigillino sul passaggio del turno. Andare a 7 al giro di boa sarebbe per il Newcastle veramente un bel sigillino. Poi le altre due... C'è il Paris e il Milan. Il Milan e il Paris e il Milan, che si affrontano in andata e ritorno alla terza e alla quarta. Prima in casa del Paris e poi a San Siro. Allora, è chiaro che io speravo di arrivare con un po' più punti alla doppia sfida col Paris Saint-Germain. Però c'è da dire che per me è il Paris Saint-Germain, non dico più battibile, però... sinceramente mi faceva più paura un paio d'anni fa rispetto che oggi. Credo che il Milan possa vincere, possa provare a fare la sua partita. Cioè non è che andiamo contro il Real Madrid. Quindi per me si può fare, è chiaro che è complicato.
Andiamo a vedere la grafica numero 3, Morgan, così chiudiamo un po' le formalità della partita precedente con l'MVP di ieri, che è un bis di Champions League, tra l'altro, cara Bea. Eh sì. Perché per la seconda volta, e questo anche un pochino fa pensare alla nostra Champions, che stiamo giocando in chiaroscuro, diciamo così, bene, ancora una volta un difensore, che è lo stesso del Newcastle, che prende anche in questo caso il vostro voto come man of the match. È Fikayo Tomori, che per la seconda volta è sul gradino più alto, Bea. Della Champions. E per la seconda volta è della Champions. Cosa ti dice questo dato? E mi dice che in Champions League è bellissimo non prendere gol e non è nemmeno troppo facile prendere gol, cioè non prendere gol. Quindi molto bravo Fik, molto bravo anche Malik Chow, devo essere onesto. Entrambi hanno fatto una buonissima gara, dopo su Fik c'è un approfondimento dedicato, quindi non mi dilungo troppo. Però vuol dire che se due volte su due non sale né un attaccante, né un assist man, né un centrocampista che ha fatto una grande gara, vuol dire che qualcosa hai lasciato giù. No, ne parlavamo anche questa mattina a Chiama Milan con Harry. Secondo me la difesa sta mostrando grandi qualità, anche perché il Milan gioca in un modo in cui i difensori, diciamo che si allenano, no? Ogni partita si sale di livello, perché io credo che il Milan stia comunque giocando in un modo abbastanza rischioso e Tomori e Chao sono continuamente sotto pressione. Io li vedo molto impegnati durante le gare, e se il loro livello non fosse cresciuto e non stesse crescendo, probabilmente il Milan avrebbe subito più gol per come gioca. Poi correggimi se sbaglio. Anto Aiello, che non so se sei parente di Enrico o giù di lì, nel caso, ciao. Fatevi una domanda, anzi due domande, con la sua mancanza e le 5 pere contro l'Inter. Cioè l'unica dove è mancato Fic e dove hai buscato male. Sì. Torniamo in studio. Poi credo che con l'Inter, al di là del singolo, si sia proprio difeso male di squadra, perché se no non prendi 5 gol. Quello sì. Però, averlo o non averlo, questo Fikayo Tomori sicuramente è molto meglio averlo, ma proprio molto molto meglio averlo. Caspita. Come avete visto, nella spalla di sinistra è powered by MSC Crociere, quindi alla fine dell'anno coppa per il miglior giocatore della stagione del Milan, il miglior calciatore della nostra rosa che avrà fatto la stagione, diciamo così, con i vostri voti in tasca, perché alla fine siete voi che votate sul profilo di Radio Rossonera a... Il pubblico sovrano, come si dice in gergo. Sei proprio figlia dei talent. Apro e chiudo parentesi. Grazie, davvero, perché siamo arrivati a 50.000 follower sul profilo di Radio Rossonera su Instagram. Sì. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, chi magari tra di voi ci segue qui e anche là. Grazie doppiamente, grazie davvero a tutti quelli che hanno messo il follow al canale, anzi al profilo Instagram di Radio Rossonera su appunto Instagram. Se non l'avete ancora fatto, andate, perché l'obiettivo a questo punto è arrivare in tripla cifra. Direi sì. Proprio di sì. Grazie a Riggers che ci scrive dopo essersi abbonato. Ieri abbiamo rischiato tanto, materiale per bottoni, e grazie anche a Salvo che è nostro abbonato da ben 16 mesi. In tutto ciò, chi è iscritto di là al profilo Instagram di Radio Rossonera e vota regolarmente, e soprattutto chi ha anche il follow qui al canale YouTube della De Rossonera, rischia di accompagnarci alla consegna del premio. Quindi, siccome in questo momento è a quota 4 Rafael Leao, magari consegnerete la coppa a Rafael Leao. Se invece Fic diventa incredibilmente il più forte della stagione, la darete a Fic, ma vabbè, chi sarà sarà. Se volete, diciamo così, correre il rischio di seguirci a Milanello a dar la coppa, seguiteci su due fronti, Instagram e YouTube. Andiamo a leggere un po' di parole, Bea? Sì, dai, andiamo a leggere le parole di Davide Calabria. Sì. Ci arrivano un sacco di risposte in chat. Perché? Perché la domanda era nella grafica: cosa manca al Milan d'Europa? Sì. Le sto iniziando un po' a raccogliere qua e là. Poi facciamo un piccolo punto della situazione, perché
se hai due punti qualcosa manca, magari anche semplicemente la mira, ma qualcosa manca. Vediamo cosa dice Calabria. Ci sono stati diversi errori tecnici ed essere più cinici sulle occasioni che abbiamo avuto. A questi livelli non si può sbagliare. Abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra forte in uno stadio in cui loro non perdono da 2 anni e siamo tra i gironi più difficili della storia della Champions. Abbiamo fatto troppi errori di impostazione e nel recuperare la fase di gioco, anche se poi abbiamo creato qualche occasione, dovevamo essere più cinici. Siamo arrivati ad un livello in cui un pareggio qui ci sta stretto. Penso che nella prima in casa potevamo fare di più. E qui sono d'accordo. Col Newcastle in casa, adesso per favore non mi fate passare il Newcastle come quella che ha battuto il PSG, quindi dai, va bene aver pareggiato, no, quella partita lì la dovevi vincere. Allora, se vuoi passare i gironi di Champions e devi segnare e devi vincere, non scappi. Capisco cosa voglia dire Davide, cioè che sei talmente avanti ormai nell'idea generale che ha il Milan di se stesso e all'esterno, che anche un punto a Dortmund ti sembra stretto, ma ripeto, è che se vuoi passare il girone di Champions League e nel girone hai Borussia, Paris e Newcastle, devi vincere. Non si scappa, no, anche perché anche voglio se dire, gli altri sono più forti, o sono forti. Il Newcastle è forte, è una buona squadra, è una squadra di Premier League che si è rafforzata, però onestamente sulla carta era più facile batterla a San Siro che batterla là al San James's, quindi poi è chiaro, è tutto imprevedibile, magari il Milan vince a Parigi e vince in Inghilterra, però un po' dispiace soprattutto per la partita che avevi giocato, no? Perché ieri sera alla fine occasione l'hai avuta il Dortmund, l'occasione l'hai avuta tu, non ti dico che il pari è giusto, però quella in casa il Milan aveva giocato molto bene, meritava molto più di vincere rispetto a ieri sera. Però torniamo pure in studio. Grazie Salvo, a Salvo, ecco. Appunto, vai. No, grazie a Salvo che ci dona 5 euro. Me la fai leggere. Ogni volta che penso alla partita contro l'Inter mi torna in mente la domanda di Bea al mister sul metodo difensivo con Kier. Io continuo a ribadire... Ma Salvo, perché spinsi la partita con l'Inter? Cioè, anche a me ha dato un enorme fastidio, però... Me la tengo in memoria. Forse però... perché prima abbiamo parlato dei semafori gialli della classifica, non so. No, vabbè, comunque io continuo a ribadire che quella domanda per me era una domanda normalissima. So che è passata abbastanza in rassegna, però per me era una domanda molto, molto normale. Ecco. Grazie della donazione. Calulu dove è finito? Chiede Andrea. È ancora infortunato? Calulu lo devi mettere in piedi durante la sosta. Anche perché, come abbiamo fatto vedere poco fa, ci sono Juventus, Paris e Napoli alla ripresa. Quindi, un Pier Calulu in più non fa comodo di più. Direi anche di rima. Sì. Sia sull'esterno che in mezzo come cambio. Perché siamo arrivati un po' cortini sui cambi difensivi. Bea. Perfetto, questo è il commento che volevo. Andiamo oltre. Grafica numero 5. Tutto bene, un goccio d'acqua, Bea? Bevi dalla tazza. No, ci sono le penne. No, vabbè, è chiaro che... Mettimi la grafica e portale un po' d'acqua, arriva, povera, se no la perdiamo. Si arriva ad un momento molto complicato. Sì. È ovvio che la parte del calendario che ci spaventava di più, lo diciamo dall'inizio, da quando è stato fatto il sorteggio, le date, eccetera. Però, che vi devo dire, è ovvio che spero di recuperare tutti, spero di recuperare Loftus, spero di recuperare Calulu, vediamo Krunic come starà e speriamo di non avere altri infortunati, perché quelle 3 partite lì io non so come verranno gestite a livello di formazione, però sarà complicato perché in teoria, anzi anche in pratica, dovresti andare con i tuoi migliori sempre, quelle 3 partite lì. Mister Stefano Pioli, le leggo io, Bea, se no ti salutiamo. Sì. È mancata efficacia. Il primo tempo ci è mancata anche un po' di pulizia tecnica, potevamo controllare meglio la partita. È un peccato non segnare ancora una volta in Champions, è stata la classica partita da Champions. Abbiamo avuto anche noi le occasioni più importanti, ma non siamo riusciti a segnare. Sarà una qualificazione difficile, ci sono squadre di alto livello e paragonandole a quelle degli altri gironi, il nostro è il più alto di livello e di prestigio di club. Pensiamo al Genoa, poi ci prepareremo al doppio confronto col Paris Saint-Germain.
Credo che Rafa abbia fatto un'ottima partita. Ci si aspetta sempre che faccia cose eccezionali. Gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stata una spina nel fianco per la loro difesa. È stato molto penetrante, ha saltato spesso l'uomo. Poi è chiaro che il non vincere queste due partite di Champions ci lascia rimpianti. Ecco, non vorrei che questa, che è un po' la Champions League, diciamo così, che affrontiamo anche con maggior consapevolezza, visto che sì, due anni fa era il ritorno dopo tanto tempo, eravamo anche in un girone molto complicato simile a questo e l'abbiamo affrontata un po' da giovani, da ragazzi, diciamo così. L'anno scorso l'abbiamo affrontata meglio, il girone era sicuramente più abbordabile, gli stessi turni eliminatori dopo in primavera erano quantomeno giocabili, non erano impossibili, li hai giocati, sei passato. Insomma, cioè giocabili. Giocabili, non però, è impossibile. Se ripensi a quel Tottenham Milan in quel momento, il Milan è stato molto bravo. Perché, insomma, dopo quel gennaio incontrare una squadra come il Tottenham, nonostante i problemi che stesse affrontando, perché mi ricordo che il Tottenham non stesse propriamente passando un periodo idilliaco, però quel mese lì perdevamo contro chiunque, quindi essere riusciti a portarsi a casa una qualificazione ai quarti in quel periodo per me è stato un grande step del Milan. In Champions per me serve qualcosa in più, sempre qualcosa in più, quindi vero della precisione, della qualità eccetera, però serve qualcosa in più e soprattutto io sono d'accordo con quello che dice Pioli, non ci si può sempre aspettare tutto da Leao. Io vorrei che ogni tanto Rafael Leao si dividesse questa pressione con qualcun altro. Per ora, nonostante il mercato, mi sembra che l'unico che ha sempre addosso la stessa pressione è lui. Cioè, non vedo che, ad esempio, ieri per me Pulisic ha giocato male il primo tempo, nessuno ne parla. Perché? Perché evidentemente ancora non è considerato un giocatore che ti può spostare la partita, per quanto per me comunque ha iniziato bene la stagione. È sempre solo Leao, non vinci Leao, vinci Leao, pareggi Leao. Finché è così in Champions serve anche qualcos'altro. E anche qualcun altro, oltre appunto a Rafael Leao. Ma ti dirò, io allargo il discorso, Teo. Teo, cosa sta facendo in queste ultime partite? A parte un po' di molti sali e scendi anche durante la gara, alterna cose buone, sgroppate incredibili, a errori tragici di possesso, semplicemente sbagliando la palla a 5 metri. Per esempio è un giocatore sul quale dovremmo fare molto più affidamento in una partita del genere. Sì. E invece è un po' marcato visita. Olivier, le gambe vuote, completamente vuote. Girano a vuoto, perché comunque in giro per il campo corre, non è statico, fermo, ma non è brillante per niente, brillantezza finita, completamente finita. E speriamo di recuperare quelli che erano i giocatori più impattanti. Il problema è che i due francesi che abbiamo appena nominato nella sosta. Però oltre i singoli io non vedo chissà cosa a livello di strategie in campo, cioè per me il Milan è diventato molto studiabile. Prima l'ha scritto anche un ascoltatore, mi pare. Cioè, non so se mi spiego. Sì, singoli, Teo ci aspettiamo di più, Pulisic ci aspettiamo di più, Giroud non è in un momento bellissimo, Chukwueze di più, Leao di più. Però io non vedo una squadra che ha fatto un salto di qualità enorme dal punto di vista del gioco. Cioè mi sembra una squadra abbastanza simile a quella dell'anno scorso come gioca. Andiamo a sentire, o meglio a leggere, Clarence Seedorf. Mentre Morgan ci carica la grafica, dobbiamo ringraziare, aspetta che lo stavo recuperando, sennò me lo perdo, prima Simone con i suoi 2 euro. Grazie Simone. Quando non si fa risultato, Re Giorgio non parla, ha parlato nel pre. Ma ti devo dire, era un brutto vizio, perché per me, continuo a pensare, non sia un bellissimo vizio, di parlare sempre solo prima che poi. No. Era un brutto vizio che ci accompagna da anni. Paolo ci dona 2 euro e scrive, vorrei un Leao più egoista sotto porta, forza Milan, meno assist man, più goleador. Le caramelle.
Sì, potrebbe essere più egoista, potrebbe, però l'ho detto anche stamattina, poi mi spiace ripetermi, però Rafael Leao, cioè se vediamo noi che comunque il gioco spesso è Leao, 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 penso che anche lui lo sappia che rispetto a un tempo ha un po' più responsabilità anche a livello soprattutto di gioco. Guarda, ho una grafica dopo, lasciamolo un secondo da parte. Leggiamo Clarence, non prima di aver ringraziato Peppe Grasso che ci dona 5 euro. Grazie. E scrive: ciao, avete sentito di un pellegrino convocato con la nazionale? Jovic per aprile, giugno, ci speriamo. Grande Pioli, forza Milan. Ha fatto un mega remix di... è vero, Pellegrino è stato convocato. Sì, 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 è andato... anzi, andrà in nazionale. Mi è piaciuta l'analisi di Leao, dice Clarence. Nelle occasioni avute il Milan doveva approfittare, chiaramente uno ci prova sempre, però credo che la partita del Milan non è stata così lucida, non è stata così coraggiosa come avrebbe dovuto, perché nel momento in cui si sono sciolti negli ultimi minuti, allora si è visto anche che spacchi la squadra avversaria e la tiri fuori di più. Rimane anche un po' di rammarico perché il Milan, per quanto ha spinto, si è aperto e ci ha creduto un po' di più, è stato superiore, forse è la squadra che è proprio superiore. Però ci deve credere dall'inizio. La tattica è stata: limitiamo la squadra avversaria e cerchiamo di fare contropiedi e sfruttare le occasioni. Questa è l'analisi di Clarence. Sono a Prime. D'accordo. Sono d'accordo. Io ho visto solo quello, per quello che prima ti dicevo. Torniamo in studio. Non mi sembra di vedere trame di gioco così imprevedibili e speciali. Mi è sembrato di vedere quello. Quindi se non riusciva quello... fine. E purtroppo in partite di Champions League del genere ti può andare bene, ti può andare male, ti può servire altro, ti può bastare anche quello. Per me il Borussia era una squadra a cui almeno un gol si poteva fare. Ah beh, le occasioni che hai avuto sono lì a dimostrarlo. È una squadra a cui puoi fare uno, due gol. Poi ti capita che gli ultimi 20 minuti attacchi così, come ha detto Clarence, che il Milan si è un po' sciolto, no? C'è stata grande foga negli ultimi minuti della partita da parte del Milan, puoi segnare con quella grande foga ti può portare a essere impreciso come è successo. Non capita sempre la stessa cosa, però se qualcosa in più lo facevi nel primo tempo magari eri anche più lucido e meno stanco, perché ad esempio alcuni giocatori erano molto stanchi alla fine. Non è un caso che il centrocampo era stato risistemato con Musa davanti alla difesa. Adli mezzala di destra, molto stretta, quasi un doppio regista. E Reinders che era tornato nel suo ruolo di mezzala, quindi non davanti alla difesa ma mezzala. Non è un caso che qualcosa di più abbiamo fatto quando è tornato a esserci un centrocampo un po' più qualitativo, un po' più propositivo rispetto al primo tempo? No, era una domanda, via. Non era una domanda retorica. Ma guarda, io il primo tempo ho visto un giocatore che Reinders che non ha fatto malissimo. Perché Reinders non ha fatto male davanti, però non è il suo meglio. Cioè, per me lui messo lì non dà il suo... come si dice in gergo moderno, non è il suo prime. Cioè, davanti alla difesa per me non è il suo prime. Non fa male, si vede che gli manca qualcosina, però non è... Non ti cambia la partita per me avere Reinders lì. Averlo come mezzala ti può dare una mano anche a essere più preciso davanti. Infatti poi le migliori occasioni sono arrivate quando? Quando i palloni sono passati da lui mezzala. Può essere un caso? Io non credo. Ma credo... guarda, uno può anche essere il regista davanti alla difesa, ma lo può fare in due modi. O fa l'uomo d'ordine, cioè il butta fuori davanti ai due centrali, che va a coprire le falle che si aprono. Che non è Reinders. E quello non è Tijani Reinders. Oppure puoi farlo da play vero e proprio, da regista, da chi costruisce, si fa dare la palla, non sta schiacciato sulla linea già dei difensori, si alza un po' di più e costruisce, eccetera, eccetera. C'è una domanda di Flavio. Ti chiede, sì, ma una mezzala che non segna e non fa assist è utile? A parte che siamo alla settima, ottava partita di Reinders, però... io rimango della mia, sempre con i giocatori vivi, non con i giocatori che si spengono. Fin quando un giocatore arriva alla conclusione, la palla gli esce di
due spanne, un palo, un assist, poi ritorna perché Cagliari ha messo l'assist, poi torna a sbagliarlo il gol, è vero. Mm. Però a parte che gli assist a referto li ha già messi. Certo, non è sicuramente la mezzala che ti porta a 8-9 gol. Però per ora non lo possiamo sapere. Però onestamente Tijani, cioè, però meglio da mezzala. Ci sono altri centrocampisti al Milan che sarebbe da... Io lo vedo sempre mollo davanti alla porta. Secondo me Flavio, lui è mollo davanti alla porta perché corre tanto. Perché arriva finito per me. C'era una domanda, aspetta, su Olivier, poi andiamo a parlare di tre singoli, Leao, Tomori e Chukwueze, prima del collegamento con Luca Bianchin di Gazzetta, sì, che arriva verso la fine della trasmissione. Giuseppe dice, posso dire la mia su Giroud? Sì, sbaglia da sempre tantissimo, solo che giocando il 100% dei minuti delle partite segna, se ora inizia a alternarlo segnerà meno. Un po' severa. Io credo che il lavoro che fa Olivier Giroud per questa squadra a quell'età non sia banale e soprattutto non sia da sottovalutare. Però tanto vedo che Giroud è il problema del Milan oggi, ieri e domani, e cosa ti devo dire? Io credo che Giroud faccia un lavoro che a quell'età non dovrebbero fare i centravanti, se vuoi che siano anche lucidi davanti alla porta, perché se chiedi di fare quel lavoro a un attaccante che ha 28, 30 anni, 31 è un conto, se chiedi a un 37enne di correre continuamente, rincorrere, tornare indietro, essere anche lucido davanti alla porta, per me si pretende tanto. Poi se vogliamo dar la colpa a Olivier Giroud, va bene, a me non sembra che sia nella sua migliore condizione, però ragazzi, ha un anno in più e lo stai trattando come un giocatore che non ha quell'età. Cioè il problema per me è quello. Mm-hmm. Che lo stai trattando come un giocatore che ha l'età di Teo, di Leao. Cioè Florenzi ha quell'età, meno di quella di Giroud, e si vede che lo tratti da un giocatore che ha quell'età e che ha avuto dei problemi fisici. Giroud lo tratti come un giocatore che può giocare tutte le partite, e però non puoi. Mm. Guarda, allora su Oli ho un'idea che è un po' figlia del passato, cioè di aver già visto magari a volte questa situazione anche al Milan stesso, cioè soprattutto negli ultimissimi anni del Milan di Ancelotti, quando sulla scorta del grandissimo talento di quel giocatore o quell'altro a volte li abbiamo un po' trascinati per qualche altra stagione in più rispetto a quello che potevano dare. Non tanto sulla singola gara. Io credo che Oli ancora in tasca ha almeno una decina di colpi in una stagione che ti possono risolvere partite, gol e quant'altro. Non è... Inizierà a essere sempre meno un giocatore che quei colpi li mette una domenica dopo l'altra. Per ovvi motivi, ne ha 37. Appunto. E quindi una volta ogni tanto spara il colpo, quello assordante, che ti fa fare gol a vittoria. Se richiedi di sparare i colpi ogni santa domenica, più a volte anche il mercoledì, inizierà a sparare a salve. Il problema è che tu hai fatto lo stesso identico errore che hai fatto con Ibrahimovic. Tu hai iniziato l'ennesima stagione con un attaccante vecchio, perché no. Perché grazie, vabbè, calcisticamente Oli è vecchio per il calcio. Ok, perché non sei riuscito a prendere un attaccante, non hai voluto prendere un attaccante, non hai dato la priorità all'attaccante perché hai preso altri 98 giocatori ma l'attaccante no, e quindi è ovvio l'hai che l'hai preso in altri momenti, diciamo, sì, però non è stata la priorità quest'estate. Ed è ovvio che se tu inizi così la stagione, Olivier Giroud è il giocatore che gioca sempre. Tu invece Olivier Giroud, come Zlatan all'epoca, lo dovevi utilizzare non come ciliegina, perché come ciliegina forse è anche esagerato, ma non come portata principale. Invece tu, ripeto, lo stai utilizzando come se fosse un giocatore di 32, 30 anni, 28. E non è così. L'anno scorso siamo partiti con questo dubbio, perché
stagione inizia uguale, ma facciamo tutta la stagione con Giroud. L'anno prossimo no, prima cosa, come inizia quest'anno la stagione? Con Giroud. No, è che... Poi è ovvio che io spero che Okafor possa venire fuori, che Jovic possa venire fuori, però sulla carta tu hai iniziato ancora con Olivier Giroud. È che all'età che ha Oli ci sta che il fisico non ti dà segni di cedimento, diciamo così, da un giorno con l'altro. Te lo dà quasi, diciamo così, piano piano, piano piano, piano piano, e poi di botto a volte ti abbandona. Ibra è un caso a parte, lo sappiamo. Però a volte ti lascia un pochino a piedi. Come per me, nelle ultime due settimane, è proprio stato lasciato a piedi dal fisico, Olivier. Poteva anche riposare, credo, 10 giorni, ma era scarico. Cioè, ha finito. Cioè, non gli serve una partita per riposare. Cioè, Olivier Giroud, in un mondo ideale, dovrebbe fare una partita, poi ne salta due, poi ne gioca una, poi ne salta due, poi ne gioca una. Sì, no, no, sì, no, no, sì, no, no, sì. Nel mondo del Milan invece fa sì, sì, no, a volte poi fa anche sì, 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 no, e fa esattamente il contrario. Il problema è che o metti in ritmo Okafor e ci credi per davvero che possa fare la punta, e anche se per caso pensi che non sia al massimo della situazione, lo metti comunque in campo, o recuperi Jovic al 100%, che ancora non è, quindi devi sperare in Jovic, e se no io non vorrei che quei 3 giorni finali di mercato ce li trasciniamo per tutta la stagione, pensando, caspita, però se ci andava meglio con Taremi sarebbe stato... No, ma è come, top. Cioè, se tu hai una macchina vecchia, usata, no? E la utilizzi centellinando la macchina, è ovvio che rischi di meno e sei un po' più tranquillo. Se tu hai quella macchina vecchia usata, la utilizzi per andare, non so, in Puglia, 8 ore, fai fatica. Ma la domanda è, infatti, è quella che fa Mimmo. Poi andiamo alla grafica numero 7, Morgan, inizia a mettermela già, grazie. Ma puoi andare a Parigi con Jovic? Adesso no. Adesso per no, questo forse. Che vi dico, io mi auguro che Okafor venga fuori perché sta crescendo. Okafor. Mi auguro che Jovic possa crescere, però tu hai iniziato per l'ennesima volta la stagione con un attaccante over 35, che poi se non segna è colpa sua, che poi se si ferma è colpa sua, che se poi va in nazionale è colpa sua, perché hanno anche una carriera che va al di là del Milan, queste persone. Però, cioè, questa scelta qui non l'ha fatta Giroud, non l'abbiamo fatta noi, non l'avete fatta voi, l'ha fatta il Milan. Dovevi metterlo in conto. Vabbè, ci sarà tutta la sosta per parlarne, perché quelle 3 partite arriveranno tra una 15 giorni. Il titolo ovviamente è molto provocatorio, ovvero Rafa è la soluzione o la soluzione? Esatto, quello che dicevamo prima, nel senso che siamo ancora qui a sperare che faccia lui. Magari. Se il Milan non vince, doveva fare lui, se il Milan vince, fa lui. Poi è chiaro, ci sono anche delle partite che il Milan vince, soprattutto le prime 3, che comunque il Milan ha vinto e non era sempre merito di Leao. Però ad oggi la situazione è ancora questa. Siamo ancora Rafa dipendenti. Sì. È inutile negarlo. È così. Sì, sì. Sì, sì, sì. Quando hai bisogno di qualcosa vai da Rafa. Vai da Rafa per gli assist, per i gol, e se per caso i compagni non fanno gol, diventa la sua una brutta prestazione. No, ma se pensi, mi pare il gol di Reinders, la capirò. Gol di Chukwueze. Vabbè. E mi pare anche il gol di Reinders. Se quelle 2 palle entrano, Rafa Leao chiude la partita con 2 assist in Champions. Fine. Poi ha vinto il premio lo stesso, per la seconda volta. Per la seconda volta non ride perché non ride. Tutto girato, ma tant'è. Però di fatto è così. Io ancora vedo che la fascia sinistra, quando si accende, qualcosa di più rispetto alla destra. La stagione era iniziata diversamente perché dalla fascia destra mi sembrava arrivasse qualcosa di interessante. Ieri sera si è un po' spento anche Pulisic, come con la Lazio. Primo tempo un po' così, secondo tempo meglio. Però siamo ancora lì. Andiamo a parlare invece di una bella notizia, dai, grafica numero 8. Ficaio Tomori. Sì.
Fick che è tornato a un livello non quello dell'anno scorso, ma più simile a quello dell'anno dello scudetto. Lo andiamo a vedere. Fick, dai dati di SofaScore, che vabbè, danno un po' l'idea, non stiamo a entrare nell'iper mega dettaglio del rating di SofaScore, cioè con la macchia rossa della Roma, dove viene espulso, poi salta al derby, ma in realtà fa un percorso netto da inizio stagione. Fick è sicuramente tornato quello vero e proprio. Sì, soprattutto dopo la stagione dell'anno Jukebox, scorso. Indovina di chi è stata l'idea della corona. Mia. Mia, e se la merita, perché l'anno scorso ha passato anche lui momenti non belli, gli stessi momenti che sta passando Samu Chukwueze. Gli hanno detto di tutto, soprannomi penosi a questo ragazzo, perché me li ricordo molto bene, spesso dai milanisti, cosa ancora più grave. E devo dire che ha iniziato la stagione in una maniera eccellente, cioè meglio di così non credo che gli si possa chiedere a Fikayo Tomori, soprattutto perché, ripeto, la difesa del Milan oggi per me è un compito arduo, cioè per essere, io la vedo molto più impegnata rispetto a magari quando avevamo altri tipi di centrocampo un po' più fisici. E quindi, se questo è il risultato, vuol dire che stanno lavorando bene sia lui, ma anche Malik Chao, sta crescendo molto, molto molto. A me Malik piace veramente tanto, piace per come gioca con la palla a tre piedi, piace perché mi sento un po' più al sicuro quando incontriamo il fulcro della situazione, sì. Cosa che per anni c'è stata un po' indigesta, la punta fisica, anche quando c'era comunque Simon Kier, però Malik è un altro pianeta da questo punto di vista. Cioè, adesso, anche se dovessi incontrare una punta molto fisica come è stato Fulcru, come poteva essere Aller, come potevano essere altri della nostra Serie A, mi sento al sicuro con lui. Poi è ovvio che intanto si sbaglia, eccetera, eccetera. Ci sono due donazioni, dobbiamo ringraziare Rige Toti. Grazie. Ranger Soti, non lo so come si lega il tuo nick. Grazie per 5 euro. Sì, grazie Morgan. Gasperini cambia attaccanti ogni domenica eppure riesce ad adattare il gioco in modo da agevolarlo. Se butti Okafor devi cambiare schemi, non è Giroud. Sì, è vero, non sono due giocatori diversi. Forse possiamo più adattarci all'avversario a quel punto, più che cambiare noi. Cioè, in base all'avversario decidi, qua posso far giocare più Oli, qui posso far giocare più Okafor. Qui penso di fare una partita dove la difesa è più schierata. Magari mi serve uno un po' più fisico, di là, eccetera, eccetera, eccetera. Non penso che il Milan cambi modi di giocare. Non l'ha mai cambiato da tanto, tanto tempo. Ivo Lalla ci dona 12 euro, grazie Ivo. Grazie mille per la donazione. Nel mentre, Morgan, se vuoi telefonare al buon Luca Bianchini di Gazzetta, lo andiamo a sentire, così ci teniamo alla grafica 9 per la chiusura, cioè è il protagonista suo malgrado della giornata, cioè Chukwueze, che ha deciso di chiudere i tag e i possibilità di iscriverli. Ha chiuso, lo spiego perché già su Twitter mi hanno detto che mi sono inventata le cose, già mi infastidisco. Ha chiuso i commenti, nel senso che solo chi lui segue può commentarlo, cosa che prima si poteva fare perché io l'ho commentato, e soprattutto non lo puoi più taggare nelle storie, cosa che io ho fatto perché il buon Samu Chukwueze, quando è arrivato, mi ha anche risposto. E ora, se volessi fare una story taggando Chuku, non si può più. Vabbè, al di là di questo, ennesima dimostrazione che, ragazzi, bisogna darsi una mezza valanga di... Bisogna darsi un Pango. Limite, bisogna usare educazione, il calcio è uno sport di cui parlano in tanti, le critiche ci stanno, ma ci deve essere sempre un limite di educazione e di rispetto, perché sono delle persone. Chiudo il discorso fatto con Ivo poco fa, che ci aveva fatto la donazione. Sono fiducioso, in Champions abbiamo concesso poche occasioni con XG elevato e prodotto invece molte occasioni anche con XG elevato. Continuando così su 6 partite potremo vincere almeno 2-3 e passare il girone. Sai chi lo chiediamo? A Luca Bianchini di Gazzetta dello Sport. Luca, ciao e ben ritrovato. Ciao, con la calcolatrice. Luca, calcolatrice alla mano e expected goals alla mano. Il Milan è a quota 0. Gol fatti e subiti.
però con 2 punti in classifica. Mi verrebbe da chiederti la più classica delle domande, cioè il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La classifica direbbe mezzo vuoto, le prestazioni mezzo pieno. Sì, però alla fine contano i punti, quindi inevitabilmente mezzo vuoto, se non vuol dire buttare tutta l'acqua, però oggettivamente è più mezzo vuoto. Poi si può essere ottimista in prospettiva a medio lungo termine, questo assolutamente. Se però parliamo di Champions, allora inevitabilmente è così. Servirà qualcosa di speciale col Paris, perché qualcosa in meno di quanto, diciamo, il Milan sperava è arrivato nelle prime 2 partite. È chiaro che a questo punto si entra un po' in modalità impresa. Servirà, non è un'impresa, perché Newcastle non solo dimostrano che il Milan può assolutamente battere il Paris una volta e mezza o 2 volte senza che si gridi al miracolo, però insomma serve qualcosa di più di una prestazione, diciamo, media. Io, Luca, ti chiedo: cosa manca secondo te a questo Milan, a parte i gol sul campo? Ma difficile, ti direi quasi niente. Manca, sicuramente si può far meglio, cioè si può crescere tecnicamente, ad esempio ci sono stati errori tecnici anche nella partita di ieri. È chiaro che si può sempre salire, ci sono alcune posizioni migliorabili, ci sono alcuni errori difensivi del passato, non di queste partite, che si può evitare di compiere, però insomma il calcio e la perfezione non si ha mai, altrimenti saremmo fan di altri sport. Io peraltro lo sono anche, ma insomma ci sono altri sport che tendono più alla perfezione. Il calcio è inevitabilmente, come dicono tanti allenatori, una gara a chi sbaglia di meno. Effettivamente è così. Dirti cosa è mancato ieri sera, oltre a questo, onestamente, certo, un po' di qualità in alcune posizioni, in mezzo al campo magari, sulla fascia destra magari, però insomma si poteva portare la partita a Milano anche così. Invece Reinders, a proposito di posizioni, ti ha convinto da regista o ti piace più da mezzala, come l'abbiamo visto quasi sempre fino ad ora? No, piace più mezzala, come a tutti inevitabilmente. È un giocatore che è lì secondo me del meglio, con grande libertà, è un po' confinato, si fa il play, ha un lavoro importante, però è almeno in questo sistema un po' limitato. È chiaro che poi abbiamo visto Pirlo e altri giocatori che da lì, anche Bruno Guimarães, ho visto le immagini della partita di ieri tra Newcastle e PSG, insomma ci sono playmaker che decidono le partite. Lui probabilmente, per quello che chiede Pioli a quella posizione, insomma saremo un po' la rivoluzione. Siamo partiti da Krunic, che aveva compiti prettamente difensivi, di conseguenza la funzione del play veniva demandata completamente alla mezzala sinistra. In questo caso tornare a un play classico è un po' più complicato, anche se con Adli lo si è visto. Io continuo a preferire Reinders mezzala comunque. Luca, ti ho visto premiare nelle pagelle Rafael Leao come il migliore in campo. Mi spieghi il perché? Ma guarda, è un voto un po' complesso quello di Rafa ieri sera, nel senso che l'MVP più banale sarebbe Sekai Tomori, sicuramente ha giocato una partita da 7, e io penso che nessuno osi fare una telefonata a voi dicendo io non sono d'accordo, per me era da 5 o per me era anche solo da 6. La partita di Tomori è al di sopra di ogni sospetto, quella di Leao invece si può discutere molto, perché onestamente in alcuni frangenti è un po' fastidioso vedere come usi il suo talento, come nel primo tempo ha fatto 5-6 scelte sbagliate, perdendo 2-3 palle in fila, e onestamente dal tuo miglior giocatore ti aspetti dell'altro. Però poi bisogna considerare che ha creato 5 palle gol e che l'attacco del Milan è sostanzialmente lui. Siamo un po' troppo abituati a avere Rafa Leao che fa la differenza con le sue accelerazioni, quindi magari tendiamo a criticarlo perché fa la differenza tendenzialmente sempre nello stesso modo. È difficile vedere Leao fare la differenza con un tiro a giro da 25 metri, oppure con un filtrante, oppure con un colpo di testa. Sono giocate che non siamo abituati a vedergli e che secondo me avrebbe anche se ci lavorasse e si mentalizzasse in quella direzione. Quindi tendiamo a criticarlo perché fa la stessa giocata ripetuta. Il problema è che la fa a livello Champions League e la fa in modo tale da poter essere decisivo, da mettere davanti alla porta i compagni, da creare occasioni per Pulisic, per Chukwueze e non solo. Quindi quando si tira una riga a fine partita ne abbiamo dato 7, perché comunque, per quanto criticabile, Sacchi e non solo hanno ragione quando gli muovono delle critiche,
però è comunque un giocatore decisivo a quel livello, a livello del più difficile girone gruppo di un group stage Champions League. Luca, l'ultima che ti faccio è su Genova. Ti aspetti un piccolo remix? Ti aspetti un Chukwueze, un Adli, qualcuno dietro che possa dare il cambio magari, sì, ad esempio, due, a destra con Florenzi? Sì, questi due più Florenzi sicuramente, con possibili decisioni che si chiamano Simon Kier e possibili decisioni che si chiamano Noah Okafor, che nella mia testa sono dei punti di domanda. Mi sembra che polemiche con la Lega incluse sia una situazione piuttosto unica, nel senso che siamo sotto le 72 ore tra un fischio di inizio e l'altro, e di conseguenza ci sta che in una situazione unica si abbiano strategie uniche. Pioli ha fatto capire che ha ben compreso come questa situazione sia particolare, perché ha alzato un minimo il volume della radio delle polemiche, che per lui è una situazione eccezionale, visto che non fa polemica mai. Quindi ci sta che in una situazione così particolare cambi qualcosa. Diciamo che lo standard è Florenzi, Ciao e Tomori, Hernandez, Adli, playmaker, centrocampo con sicuramente ancora Reinders, e poi davanti Chukwueze, Giroud e Leao. Chissà che possa arrivare una sorpresa. Luca, grazie, buon pomeriggio e alla prossima. A voi, grazie. Ciao, ciao, grazie. Grazie ciao. Ancora a Luca Bianchini, Gazzetta dello Sport. Simone scrive: scioccato, giochiamo sabato. Questo è stato lo slot del calendario che ha fatto più discutere ai tempi. Sì. Perché in teoria, ragazzi, per questioni di diritti TV. Ho capito, però mercoledì, sabato, io guarda, perché non ho tempo di mettermi a guardare una cosa del genere, perché dovrei andare a scartabellare, come proprio uso questo verbo, perché rende l'idea, una valanga di partite di calendari. Io non so se è successo così di recente che giochi in mercoledì in Champions e il sabato in anticipo. Non lo so. Denis, no, oggi non ce la facciamo al talk, ma avete domani Chiama Milan, Lunch, che ci sono i tre dell'Ave Maria, cioè Bea, Henry e Leo, e poi anche Carlo Pellegatti alle 16, quindi avete praticamente 3 ore intere per telefonare domani. Scusate. Grafica numero 9 per il nostro gran regista, ovvero Yassin Morgan. Grazie Morgan, mettimi pure la grafica numero 9, ovvero Chukwueze. Ne stavo iniziando a parlare poco fa. Chuku. Allora, sai cosa ho fatto? Io vi ricordo, 5 ottobre 2023. 5 ottobre. E sai qual è la cosa peggiore nella vita? Non imparare mai dai propri errori. Poi magari questo ragazzo non farà bene, io non ho la sfera di cristallo, ma iniziare questa cosa a ottobre, anzi prima, perché è iniziata qualche giorno fa, io non, onestamente mi sembra un tentativo di autosabotaggio. Ma di che? Critiche? Sì, ma... vabbè. Allora, io ho messo nel titolo questione di fiducia per un semplice motivo, cioè, ma non che non gli si venga data fiducia, non che magari... È un discorso generale su lui stesso, che in questo momento forse rischia anche un pelino meno la giocata, cioè, nella parte in alto sono 3 fotogrammi di una partita dello scorso anno, se non ricordo male, sì, dello scorso anno, tra Bayern e Villarreal. Cross basso, mancino... Di prima, Chukwueze, gol. Sotto la traversa. Non ha... Anche un po' più difficile da come ho tirato. Aspetta. In realtà non ha controllato la palla, è andato via in scioltezza. Non ha pensato, ha preso, boh, ma tirato sotto la traversa, gol. Ieri invece, Rafael Leão, prima d'esterno, gran giocata per Tijani Reinders, che gliela ridà. Rafa arriva in tre quarti, la allarga per Chuku, che non tira di prima, per battere sul tempo anche il portiere che sta uscendo e togliere la possibilità di intervento. Controlla, calcia un po' storto, non calcia nemmeno troppo forte, ha controllato, come scrive Stefano da casa, maluccio, sì, perché gli è rimasta sotto la palla e non è riuscito a fare gol. Ora, è una questione, diciamo così, di mente sgombra?
perché alla fine il gol è identico da fare, però le due giocate sono un po' diverse. Guarda, io non credo che siano solamente i social. Io non credo che siano solamente i social. Credo che sia tutto. Cioè, questo ragazzo è arrivato il giocatore più pagato. Frase già sentita. Non gioca, perché mi sembra palese che Pioli gli preferisca Pulisic sempre. Più critiche pesanti, perché se è arrivato a fare quello che ha fatto su Instagram, significa che le critiche sono andate un po' oltre. Se mettete insieme queste tre cose, non è facile per lui. Cioè, non ti aiuta. Poi le cose dell'allenatore capitano. Giocano a calcio, tutti si confrontano con le scelte dell'allenatore, che possono andarti bene, sceglie te, possono andarti meno bene, devi conquistarti il posto, come in questo caso Chukwueze. È tutto l'insieme che secondo me non lo sta aiutando. Più mettiamoci un adattamento al campionato italiano, che comunque rispetto alla Liga è un po' diverso, il Milan rispetto al Villarreal è un po' diverso, cose che possono capitare. Io dico solo che tutte queste cose insieme secondo me non lo stanno aiutando a dare il suo meglio. Gli ci vorrà un po' di tempo? Può essere. No, la grafica era solo per far vedere che sulla stessa identificazione le qualità per fare gol le ha. Cioè, non è un giocatore che non è capace e quindi si mangia il gol perché non riesce a fare quello che è giusto fare, cioè buttare sta benedetta palla in porta. Probabilmente in questo momento io non credo che sia ma io non credo che sia solamente il buttare la palla in porta, perché penso che se un giocatore fa una buona prestazione ma non fa gol, comunque le critiche non arrivano così copiose. Credo che lui in questo momento sia un po' insicuro, lo vedo anche un po' pasticcione a volte, no? Si perde un po' in un bicchiere d'acqua, però, ripeto, è il 5 di ottobre, lui in questo momento sta affrontando il suo non essere titolare e probabilmente, posso dirti, magari non se l'aspettava, perché comunque il Milan l'ha pagato tanto rispetto agli altri, no? Sugli altri si era messo un tetto di 20, su di lui si è andato parecchio oltre. Magari non si aspettava di partire sempre come riserva, più, ripeto, adattamento. A me dispiace solamente se a ottobre si prende già un giocatore e lo si riempie di insulti, perché le critiche, a questo mondo veniamo criticati tutti, soprattutto loro, che voglio dire, sono guardati da milioni di persone in tutto il mondo, sono pagati per essere guardati giocare a calcio, quindi, però c'è un limite. Siamo arrivati quasi in chiusura, l'unica cosa che c'è da fare è, se su Chukwueze ci crediamo, e ci crediamo, grazie, non, Mattia, non gli rimettiamo il peso che a volte magari ha schiacciato qualcun altro in passato, di acquisto più oneroso, perché se no siamo da capo a 12. Mattia Tagliabue, grazie per il tuo rinnovo di abbonamento. Noi, cara Bea, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo alle 19 con Carlo Pellegatti e i rimorsi di Pellegatti. I rimpianti di Carlo non è, diciamo che ha un mood, c'è qualcosa che rimane, che rimprovera, che e non rimane solo della gara, e non è, come scrive da Striker, da Karnak, ma era ancora a Dortmund. Grazie Bea, grazie a voi, ci vediamo dopo alle ore 19. Buona serata qui da Radio Rossonera, ore 19 c'è Carlo Pellegatti con Filo Rossonero, oppure ci ritorniamo domani per venerdì, sarà giorno già di vigilia di Genoa-Milan. Grazie Morgan, sigla. Mai senza Monge, quanta allegria con i nostri amici a quattro zampe. Noi di Monge pensiamo a farli stare bene proprio come voi. Da 60 anni li nutriamo con amore, gusto e qualità made in Italy. Monge Natural Super Premium, le crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale. E da oggi provate i nuovi Monge Gift, gli snack funzionali con tante ricette grain free a basso contenuto calorico. Monge, il pet food che parla chiaro. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti?
Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Go!